Devi iniziare un progetto su Revit, ma non sai assolutamente da dove partire. In questo video ti spiego esattamente come fare. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo e guadagnare di più attraverso l'apprendimento di software altamente richiesti nel mondo del lavoro, come appunto Revit. Dunque, sono tantissimi gli studenti che man mano si approcciano a questo software che ormai non è più così nuovo, però diciamo che si sta diffondendo sempre di più. Revit è il software BIM per eccellenza dell'Autodesk, ma come tutte le cose nuove e soprattutto essendo trattandosi di progettazione BIM, non CAD, ha un approccio completamente diverso appunto rispetto alla progettazione CAD. Quindi da dove parto e come faccio se ho un nuovo progetto su Revit? Da dove inizio? Bene, seguimi e ti faccio vedere subito subito Revit. Tra l'altro, oggi usiamo la versione 2022. Eccoci qua nella versione 2022. Intanto, se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti ai miei canali social e a mettere un bel like su questo video. Dunque, da dove parto? Come faccio con il mio progetto? In primis, dentro Revit vanno impostati i riferimenti verticali e orizzontali, e su di essi poi ovviamente si parte con la struttura. Quindi mettiamo che tu non abbia un DVG di base, magari questo lo vedremo in un prossimo video tutorial, ma mettiamo solo che tu abbia fatto un rilievo e devi riportare il tuo progetto su Revit. Da dove si parte? Si parte appunto dai riferimenti, che sono le griglie e i livelli. Le griglie, che le trovi qua, sono sul menu Architettura, sono quelle che ti permettono di ancorare e posizionare correttamente la tua struttura. Quindi noi ne mettiamo qualcuna. Ok, adesso voglio complicarmi un po' la vita e voglio vedere cosa accade. No, vedere, cioè, lo so perfettamente cosa accade se la mia struttura non è poi così regolare. Quindi mettiamo che io abbia questa situazione qui, quindi poi un edificio di un certo tipo. Eccoci qua. Perché poi magari il mio edificio ha una forma particolare. Allora, per prima cosa mi vado a nominare quelle che sono le mie griglie. Già Revit me le dà in automatico con i numeri. Io qua ci vado a mettere le lettere. Ovviamente, se sei un mio studente, trovi una lezione estremamente approfondita all'interno del tuo corso. Quindi, anche se desideri approfondire queste tematiche, questo chiaramente è un video tutorial. Allora, eccoci qua. Allora, queste sono le mie griglie e sono visibili anche dai vari prospetti. Quindi se io me ne vado sul prospetto, per esempio nord, vedrò l'equivalente delle griglie che hanno la lettera, quelle chiaramente che sono ortogonali. Se vado sull'ovest vedrò quelle con i numeri e così via. Ma torniamo al nostro piano terra e andiamo subito subito a posizionare la struttura. Dunque, posizioniamo la struttura, un altro riferimento fondamentale che forse conviene fa fare subito sono invece i livelli orizzontali. I livelli orizzontali, eccoli qua, li trovi in qualunque vista di prospetto e sono il piano terra, il piano primo e così via. Puoi chiaramente andare ad alzare il tutto. Dunque, posizioniamolo il piano primo a 3 metri e andiamone a generare un altro, così abbiamo un piano primo e un piano secondo. Ok, ecco qua. Lo mettiamo, esco per uscire, lo mettiamo a 6 metri e lo chiamiamo come gli altri, quindi diamo una nomenclatura simile agli altri, piano secondo. Perfetto, l'ho scritto malissimo, benissimo, ricominciamo. Ok, sì. Ed eccolo qua, ci troviamo il nostro piano secondo aggiunto sia nelle piante dei pavimenti che nelle piante dei controsoffitti, 0,3 metri. Le nostre viste sono, le nostre griglie sono al posto giusto. Adesso torniamo al piano terra e andiamo ad applicare i pilastri. Quindi andiamo sul pannello struttura e andiamo a prendere dunque una colonna. Ok.
Allora, Revit di default ci dà un pilastro rettangolare 30-30, mi può stare anche bene. Se invece preferisci qualcos'altro, ovviamente la famiglia in questo caso va caricata. A meno che vediamo se non c'è qualcos'altro, anche c'è un 30-45, facciamo un 30-45. Dove lo mettiamo? Lo andiamo a posizionare uno per uno? Anche no, lo andiamo a mettere in corrispondenza delle griglie. Quindi seleziono tutte le griglie, do la spunta verde e cavolo, non si vede nessun pilastro. Che cavolo è successo? Molto semplice, andando su una vista 3D, ecco qua che Revit di default ci posiziona i pilastri di default dallo zero a scendere. È una cosa un pochino antipatica perché ogni volta ci costringe a sistemarli, ma noi li selezioniamo tutti e gli diciamo che vanno dal piano terra al piano secondo. E io mi terrei anche questo meno 2,5 metri di margine perché chiaramente se, insomma, un minimo andranno sotto il terreno e avranno poi deplinti e così via. Andiamo a vedere un po' nel piano terra, perfetto. Se desideri orientare i tuoi pilastri, quindi se questi pilastri in questo caso devono capitare con un altro orientamento, in questo caso devi ruotarli manualmente, quindi puoi anche fare un riferimento, per esempio, quindi metterli in questo modo, ecco qua, e quindi devi avere un po' di pazienza in questo caso e andarli a posizionare correttamente. Quindi se hai una muratura, per esempio, adesso ne posiziono qualcuno, ops, sbagliato. Quindi se hai una muratura che magari, che ne so, il nostro edificio, quindi prendi riferimento l'ortogonale e ruoti e così lo vai a fare su tutti gli altri. Se per esempio hai un edificio come in questo caso io mi sono voluta complicare la vita e sono andata, se hai un edificio di questo tipo, vediamo, anziché posizionarlo sulla linea d'asse me lo posiziono sulla finitura interna. Ok, per esempio, in questo modo andando a lavorare con le griglie ti puoi assicurare che il tuo pilastro cada all'interno del muro. È ovvio che la cosa poi va un filino sistemata manualmente, quindi non possiamo pensare che con semplicemente questa modalità, ok, quindi semplicemente con la modalità automatica siamo a posto. Quella che comanda chiaramente è la struttura. Ti assicuri che tutta la muratura caschi fuori, poi ovviamente devi fare le tue valutazioni. Quindi magari che ne so, in questo caso, per esempio, il pilastro mi potrebbe far più comodo che sia girato al contrario. Questo poi va studiato con lo strutturista. Si tratta quindi di studiare i dettagli della struttura. Comunque, come puoi vedere, si possono anche fare delle griglie che non siano necessariamente ortogonali. Quindi in questo modo fai tutto il tuo progetto e ti assicuri con le griglie e con i livelli che i pilastri intanto siano al posto giusto. A maggior ragione se stai facendo un rilievo, comanda assolutamente la struttura, anche se poi devi fare una ristrutturazione. Di conseguenza ai pilastri poi andrai a lavorare sulla finitura del muro e sulla sua superficie, quindi sulla sua stratigrafia. Andiamo a vedere un attimo, ti faccio vedere, alziamo il livello di dettaglio. Eccoci qua, per esempio, io potrei assicurarmi che il cappotto sia al di fuori, e quindi andare ad allineare il mio oggetto, prendo il comando allinea e faccio in modo che, eccoci qua, sbagliato al contrario, quindi allineo la finitura del mio pilastro alla mattoni del mio muro, ok? Poi ovviamente in questo caso devo andare ad assicurarmi che magari lo spessore della muratura sia sufficiente per inglobare il pilastro, se è questa l'esigenza che ho chiaramente, o altrimenti, se questa effettivamente è la stratigrafia esterna che ho, vorrà dire che una parte del pilastro uscirà all'esterno, ma mi sono assicurata che l'isolante, lo strato termico sia all'esterno e quindi evito ponti termici. Quindi questa chiaramente è un'opera di fino che non può essere fatta in maniera automatica come è stato magari il posizionamento dei pilastri. All'inizio le griglie possono dare una mano, ma poi questa operazione va fatta in maniera puntuale. Quindi cosa fare quando devi iniziare da zero un progetto su Revit? Prima cosa, ovviamente, parti dal rilievo, quindi fai un rilievo del tuo edificio o di quello che devi andare a progettare, a sistemare, a ristrutturare, insomma, sei tu. E per prima cosa posiziona i riferimenti orizzontali e verticali. I riferimenti orizzontali sono i piani, quindi
i piani proprio di lavoro, che solitamente sono all'altezza 3 metri, ma ovviamente non è una regola, e i riferimenti verticali, che sono le tue griglie. Le griglie sono uno strumento utilissimo per ancorare, come abbiamo visto, la struttura. Noi l'abbiamo fatto con i pilastri, ma tutto questo ovviamente si può fare tranquillamente anche con travi, plinthi e quant'altro. Quindi, ovviamente, all'interno del mio corso c'è tutta una lezione intera dedicata solo al posizionamento della struttura nella maniera più corretta. E poi possiamo, una volta posizionate griglie e livelli e ovviamente la struttura portante, possiamo procedere con l'inserimento dei nostri muri, dove andremo a fare un lavoro più di fino. Per assicurarci che non ci siano ponti termici, quindi far cadere lo strato isolante nel posto giusto, e poi possiamo andare avanti con murature interne, porte e finestre. Se sei nuovo di BIM e di Revit e desideri saperne di più, ti ho preparato un corso completamente gratuito di 8 lezioni. Sono una lezione al giorno per 8 giorni, in cui partiamo da zero e facciamo un progetto completo su Revit, su tutte le sue discipline, quindi architettura, strutture e map. E ci sono anche 4 lezioni teoriche dedicate proprio all'approfondimento delle figure BIM: chi sono, che cosa fanno, di che cosa si occupano e come certificarsi. Ti basta cliccare sul link che trovi qui sotto, ti si aprirà una pagina dove trovi un form, compilalo con i tuoi dati e ovviamente fai attenzione ad inserire correttamente la tua migliore email, perché il corso ti arriva tutto via email, quindi se non la scrivi bene potresti non ricevere il corso. Io spero che questo video ti sia stato d'aiuto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!